Peugeot 3008. Piace a molti e in tanti se la comprano. Sembra uno spot, ma non lo è. Non ne ha assolutamente bisogno. Auto dell'anno nel 2017, sempre tra i SUV più venduti dell'anno scorso e anche nei primi mesi di questo 2019, il SUV francese si conferma leader di mercato ed è ancora sul podio, si può dire così, di quelli del segmento C più venduti in Italia. Ma perché piace così tanto? Quali sono i segreti del suo successo? Per provare a capirlo, ci siamo messi alla guida dell'esclusiva versione GT, quella equipaggiata unicamente con il motore 2000 Blue HD da 180 cavalli abbinato al cambio automatico a 8 rapporti. Da qualche mese, il vero valore aggiunto di questo bestseller transalpino è il nuovo cambio automatico a 8 rapporti che aveva provato in anteprima Simone, abbinato ai nuovi motori Euro 6.2. Tutto questo non a caso, perché nell'oltre 80% dei casi, numeri alla mano, viene venduto negli allestimenti top, per oltre il 90% con motori diesel e per quasi il 60% con il cambio automatico. Questo è quello che piace agli italiani. La trazione integrale non è disponibile, non c'è, è solo anteriore e nel listino, se abitate in montagna, quindi trovate spesso la neve, o ci andate spesso, o comunque affrontate spesso fondi sterrati e fangosi durante le piogge, beh, è meglio ordinarla con il sistema Advanced Grip Control, provato anche da Luigi tempo fa, con 5 modalità di guida, il controllo della velocità in discesa e gomme M+S, quelle 4 stagioni. Tra i suoi punti di forza, sicuramente il design accattivante, sofisticato, qua esaltato da questo colore bianco madreperla, abbinato al tetto Black Diamond, che è proprio di questa versione. Linee tese e i tratti caratteristici del brand francese, interpretati per adattarsi alle proporzioni di un SUV. Il frontale è il suo punto forte, con lo sguardo addirittura tagliente quando ci sono i fari full LED. Ancora oggi in Italia, così come in Europa, lo stile continua ad essere fondamentale nella scelta di un'auto, e lo dimostra anche il 3008. Anche se da un po' sul mercato, continua a fare un certo effetto il suo abitacolo, con quello stile un po' futurista, strano e affascinante dell'iCockpit di seconda generazione, ancora più ergonomico. È uno stile che divide, con quella formula che ha rotto gli schemi e che ovviamente influenza decisamente l'impostazione di guida. Il volante, eccolo qua, è piccolo, perfetto, e addirittura appiattito nella parte alta, così si vede bene anche la strumentazione, benissimo. Ma è basso, troppo basso. I signori della Peugeot non hanno pensato a quelli alti come me e Simone, anche lui l'aveva già verificata questa cosa. Bastava poco, magari consentire una maggiore escursione del sedile di guida, ci si poteva sedere un po' più in basso, e la cosa sarebbe andata decisamente meglio. Invece no, e poi se non bastasse c'è anche il tetto apribile che ruba qualche altro centimetro. Certo, se siete di statura normale, nessun problema. Troverete la posizione ideale. Qui per il sedile di guida ci sono le regolazioni elettriche con le memorie. Dovrete solo abituarvi a questa soluzione compatta, con il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici in alto, quello che chiamano Head-Up Digital Display. Agendo sulla rotellina sulla radda sinistra del volante multifunzione, la strumentazione digitale cambia aspetto in modo piuttosto scenografico. Può assumere la forma del doppio strumento o del semplice tachimetro digitale. Si può personalizzare con il menu del monitor per controllare contagiri, computer di bordo e navigatore. Di quest'ultimo, se volete, ne visualizza la mappa in grande al centro. L'ambiente, soprattutto in questa versione GT, è davvero molto bello e raffinato. Materiali di pregio, qualità nelle finiture e negli assemblaggi, nell'insieme è originale e innovativo. È davvero un valore aggiunto. È innegabile la cura dei dettagli in questa plancia, moderna, avvolgente, ben rifinita, indubbiamente. Ci sono soluzioni anche ricercate, ma alcune non vanno assolutamente d'accordo con la praticità. Ad esempio, per diversi comandi e altre regolazioni, come quelle del clima, bisogna affidarsi al display centrale da 8 pollici. È vero, c'è questa serie di tasti qua sotto, però poi bisogna navigare tra i menu dell'infotainment e i sottomenu. Il tutto diventa poco immediato, si perde tempo, ma soprattutto non si è più concentrati sulla guida. E questo non va bene, così poi capita che quello che rileva la stanchezza ti dice «prestare attenzione, è per forza, sono distratto troppo». Nel tunnel centrale c'è il selettore a impulsi elettrici che gestisce la nuova trasmissione automatica, una specie di joystick di grande impatto estetico, che si è rivelato anche comodo. Tra i difetti, la visibilità. Per chi è alto, non so per chi ha qualche centimetro in meno, il montante anteriore impedisce di vedere chi arriva o qualsiasi altra cosa che proviene dalla vostra destra. Anche quella posteriore,
Montante spesso e lunotto piccolo riducono la visuale. Date le dimensioni esterne, forse dentro ci si aspetterebbe qualcosa di più. Comunque il SUV transalpino è comodo per 4 persone che viaggiano con grande comfort, a patto che non siano troppo alte, altrimenti lo spazio per le gambe di chi siede dietro si riduce un po' troppo. Anche il bagagliaio non è male. 520 litri di capacità, che se necessario, possono diventare 1482. Si rivela pratico con il divano ripiegabile che crea un pavimento del bagagliaio piatto e poi si può ripiegare a tavolino il sedile del passeggero anteriore per una lunghezza di carico incredibile. Uscite dal vostro box e vi accorgerete che lo sterzo è leggero, che se la cava bene nelle manovre, magari con l'aiuto del VisioPark 360, optional da 400 euro con camera anteriore 180 gradi e vista anche dall'alto. L'abbinamento tra motore e cambio è davvero ottimo. Non solo due rapporti in più, ma una tecnologia che non si vede, ma fa una grande differenza. Più leggero, più compatto e più efficiente. Questa trasmissione automatica con convertitore di coppia, sviluppata insieme alla giapponese Aisin, migliora notevolmente il già buon 3008, esaltando le qualità di guida dei suoi nuovi motori Euro 6.2, benzina e diesel. Dicono che possa ridurre i consumi fino al 7% rispetto al precedente automatico a 6 rapporti. Pare abbia migliorato il rendimento con l'estensione del sistema Stop and Start, già operativo da 20 km all'ora. Oggi vi permette di cambiare a regimi relativamente alti con poca caduta di giri. Inoltre, il passaggio all'ottavo rapporto riduce il salto di regime a ogni cambio di marcia. Il convertitore di coppia offre un grande comfort anche nelle partenze e nelle manovre di parcheggio. Nel traffico si muove con disinvoltura. Beh, tutto sommato ha una taglia che ancora glielo permette. Lunga meno di 4,5 metri, si gestisce bene. In città vanta un grande comfort e quasi non vi accorgerete delle cambiate. E appena spingete un po', la spinta però diventa decisa e priva di ogni esitazione. Con questo 2000 turbo diesel da 180 cavalli e 400 Nm per metro di coppia, le performance non mancano. Lo spunto, la coppia si sente già a 1500 giri ed è sempre pronto all'altezza anche del peso, circa 1700 kg, che deve portarsi in giro in condizioni di prova. Appena raggiungete una strada extraurbana, potete apprezzare prima di tutto la progressione fluida e dolce, scandita da cambiate quasi impercettibili, ma anche il dinamismo che il nuovo automatico è capace di conferire al SUV francese, con una risposta sempre pronta. Come ho detto, è buona anche la progressione, ma poco dopo i 4000 giri non vale la pena di tirare di più. Si ha subito l'impressione di essere al volante di un'auto di segmento superiore. Ma parliamone ancora un attimo di questo cambio. Se siete in automatico, i paddles fissi al volante di serie vi permettono di cambiare i rapporti manualmente senza perdere però la funzione automatica. L'azionamento non comporta il dover agire sul selettore del cambio o sulle palette stesse per ritornare in automatico. Il cambio lo fa dopo qualche secondo dall'azionamento dei paddles, in tempo per eseguire la manovra per cui si è richiamata una marcia, ad esempio per un sorpasso. Per continuare a guidare in manuale, basta premere il tasto M sul selettore e le cambiate vengono gestite solo dai paddles. Quando vi fermate, per sicurezza, la funzione parking si inserisce automaticamente allo spegnimento del motore e si inserisce anche automaticamente il freno a mano elettrico. Se non lo trovate già offerto di serie, come in questa versione top di gamma, dovrete aggiungere 1950 euro. Ma se vi piacciono i cambi automatici, credetemi, qui sono ben spesi. Considerato che stiamo parlando di un SUV alto circa 22 cm da terra, vanta un comportamento dinamico sicuro e piuttosto reattivo. Certo, l'agilità nel misto, nei cambi di direzione, non è il suo forte, però il volante può anche diventare divertente. D'accordo, non sarà mai una sportiva, però su strada sa diventare piacevole. Il suo comportamento dinamico, comunque, ne privilegia sempre il controllo, la facilità di guida, in ogni condizione. Forzando un po', si sente che all'avantreno c'è una coppia importante. Insomma, se avete un po' di sensibilità, un minimo di sensibilità di guida, vi accorgerete che nelle curve, spingendo un po', il muso tende ad allargare. Insomma, è una trazione anteriore, ma tranquilli, il 3008 è sicuro, sempre. L'assetto è morbido, ma non troppo. In equilibrio tra comfort di marcia e compostezza. In effetti le sospensioni gli conferiscono un assetto composto, ma assorbono bene anche le buche, anche perché i cerchi da 19 pollici, che sono qui di serie, hanno comunque una spalla non troppo bassa. Il 3008 è stabile, in curva trova l'appoggio in fretta,
e anche sul veloce tiene molto bene. Ci ho fatto qualche viaggio lungo, in autostrada devo dire che dà il meglio di sé, però occhio ai curvoni, dovrete un po' abituarvi a questo volante piccolo, eh? Bisogna prenderci un po' l'abitudine. Nei lunghi viaggi non vi stanca, è insonorizzato in modo efficace, è uno dei suoi pregi, e l'ottava da crociera fa il resto. Se glielo chiedete, sa anche andar forte, e poi c'è la modalità sport. Schiacciate questo tasto e il motore diventa subito più reattivo, anche il cambio e anche lo sterzo, più duro e più reattivo, insomma 3008 con qualche bollicina in più. I consumi non deludono, in città si riescono a fare quasi 14 km con un litro di gasolio e in media, in generale, tra autostrade, strade extraurbane e città, si sfiorano quasi 15 con un litro. Niente male. E poi è sicuro, fari full LED qui di serie, come il cruise control adattivo con funzione stop e altri sistemi di sicurezza attiva, di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza. A proposito dei freni, di solito dimostrano una buona efficacia, un po' meno, devo essere sincero, almeno questa è stata l'impressione, sul bagnato. Ma quanto costa Peugeot 3008? È offerto in 5 allestimenti, si parte dall'Active, l'entry level, si comincia con il 1200 turbo benzina da 130 cavalli, abbinato al nuovo cambio manuale a 6 marce, sì perché anche quello è stato migliorato, ora più preciso e più silenzioso, e si parte da 27.480 euro. Il 3008 si distingue per la buona dotazione di serie, su questa ci sono infatti già fari diurni a LED anteriori e posteriori, cerchia in lega da 17 pollici, volante in pelle pieno fiore e clima automatico bizona, touch da 8 pollici capacitivo e head-up digital display, freno di stazionamento elettrico e hill assist, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e limitatore di velocità programmabile, lane departure warning, pack visibilità e tanto altro. Allestimenti e prezzi poi li trovate nel dettaglio nell'articolo. Per avere invece questa GT, allestimento top di gamma, si parte da 39.980 euro. E se volete viziarvi, come abbiamo fatto noi, sedili in pelle in nappa con funzione massaggio, 2.500 euro, tetto panoramico apribile, 950 euro, impianto Hi-Fi Focal con 10 altoparlanti, subwoofer e ben 515 watt, 850 euro. Con radio DAB, altri 100, la ricarica wireless per lo smartphone, 150, e l'utile portellone posteriore ad apertura senza mani, 450 euro. Aggiungete un altro paio di capricci, diciamo così, e arrivate a quota 46.160 euro. Un design personale, tanta tecnologia e in questo caso un motore turbo diesel molto potente. Questa è la ricetta vincente di Peugeot 3008. Può contare su tutte le qualità che rendono semplice l'utilizzo di un SUV, adatto agli spostamenti quotidiani, alle gite del weekend e ai lunghi viaggi delle vacanze. Con questo 2 litri turbo diesel da 180 cavalli abbinato al cambio automatico 8 rapporti, si rivela anche davvero un grande viaggiatore. Siete d'accordo con me? L'avete almeno provata una volta oppure addirittura l'avete già messa nel vostro garage di casa? Beh, comunque sia, lasciate i vostri commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e come sempre vi consiglio di condividere questo video sui social e continuate a seguirci su hdmotori.it.